che ha lasciato un sacco di dischi molto belli, poco conosciuto, è uno dei pochissimi brani che ha composto. Ora facciamo un balzo indietro di qualche anno, eseguiremo un brano. Ah no, devo fare una cosa, volevo presentarvi l'orchestra. Francesco Segna, sassofono baritono. Sono passati alla tromba a tricorno. Fabio Mazzola a contrabbasso. E Stefano Bonacina alla batteria. Ora, come vi dicevo, faremo un salto indietro di qualche anno, un classico degli anni 20, interpretato in maniera magari un pochino meno classica, Way Down Yonder in New Orleans. Thank you.
Thank you.
classico degli anni 30, è stato un cavallo di battaglia di Saravò, solista Francesco Segna, September in the Thank you.
dedichiamo due brani a un compositore che ha lasciato tanto per la storia, nella storia del jazz. Il pianista, ormai quasi dimenticato, Ted Dameron. Il primo brano è un blues. Il suo titolo è So Easy. Thank you.
sempre di Ted Demeron, eseguiremo il prossimo brano che si intitola Beam and Beams. Sassofonista, suonava il sassofono baritono, grande come un po' più corto, era un po' non discendente là come è questo questa sera. E, è stato un grande musicista, un grandissimo arrangiatore, nato
nel 1927, ha occupato praticamente gli anni 40, no, anni 50, 60, 70 e 80 con la sua musica, cambiato il proprio stile in maniera incredibile, mantenendo sempre ferma la direzione sulla classicità dei suoi brani. Il primo brano che eseguiremo è un brano scritto da lui, che non è per niente classico peraltro, perché è una sua composizione del tutto originale. Si intitola Five Brothers, l'ha composto pensando a cinque fratelli, forse chissà come contraltare ai quattro fratelli dell'orchestra di Woody Allen. Eseguiremo ora Five Brothers. Thank you.
iniziò la propria carriera come arrangiatore per un'orchestra famosissima, era l'orchestra di Stan Kenton, e comprò o prese alcuni dei suoi arrangiamenti e furono dei successi. In realtà lui era anche stato l'arrangiatore di un'orchestra più piccola che però ha segnato un punto di svolta nel jazz. Si passava dall'epoca del bebop degli anni 40 a qualcosa di più tranquillo, più calmo. E all'interno di questa formazione c'era Miles Davis che si prese, essendo il più famoso, si prese il merito di aver messo insieme questa orchestra. Questa orchestra era la Tuba Band, che è stato il manifesto del cool jazz, cioè jazz tranquillo, elegante, che nei 10 anni successivi ha caratterizzato la scena jazzistica americana. Mulligan ebbe l'intuizione di cambiare le carte in tavola facendo un proprio progetto, un piccolo complesso, un quartetto, esattamente come questo. Noi avevamo una big band prima del Covid, poi per evidenti problemi economici abbiamo dovuto tagliare e siamo rimasti solo noi, quindi ci siamo un po', no sto scherzando, ci siamo un pochino diciamo così ispirati a questa formazione. Questo quartetto che non fischiava così, però suonava più o meno questi brani, aveva la peculiarità di non avere lo strumento armonico. I due fiati, secondo Gianni Mulligan, dovevano bastarsi a vicenda. Del repertorio di Mulligan adesso eseguiremo un grande classico, Line for Line.
Porter di Mulligan, eseguiremo adesso Love Me or Leave Me, un grande classico degli anni 30. Thank you.
52, 53, 54, fino a che il discografico che li aveva messi assieme ha deciso di fare un disco con loro due ancora. Il disco è molto bello, anche lì non è perfetto. Il disco si intitolava Reunion e da quel disco abbiamo tratto questo brano, Reunion, col quale chiuderemo la parentesi dedicata a Jerry Mulligan. Thank you.
Che invece è operato dall'altra parte degli Stati Uniti, cioè sulla costa est. Il suo nome era Gigi Grice, è stato un grandissimo sassofonista, compositore, ha suonato con Gillespie, con Benny Golson, con tutti i grandi musicisti degli anni 50 della costa orientale. Questo brano, che è stato arrangiato per noi da un musicista che vive a New York, Chris Byers, che è un amico di Francesco, si intitola Social Call di Gigi Grice. Thank you.
Thank you.
Tutto il repertorio non era ancora pronto, allora, e poi eravamo anche un po' indecisi su quale musicista. Avevamo pensato a Jovanotti o a Lucio Dalla, però non eravamo molto convinti. Allora ci siamo decisi, a un certo punto abbiamo detto, ma insomma, perché non vogliamo ricordare uno dei più grandi jazzisti italiani di tutti i tempi, Gianni Basso. La scuola piemontese, la scuola torinese non ha bisogno di presentazioni, da sempre, basti dire alcuni tre nomi: Basso, Fanni, Sergio Fanni, chi se lo ricorda Sergio Fanni? Non vi ricordate Sergio Fanni, un grandissimo trombettista, ha suonato a Milano più che a Torino, è vero, però era un poeta. Rudy Miliardi, trombonista di Asti, comunque Basso ce lo ricordiamo tutti. E dal suo disco con Basso Valdambrini e Piana al trombone, adesso eseguiremo un grande classico della musica italiana, anzi della musica piemontese. Prego. Non diciamo subito il titolo, se lo suoniamo correttamente forse lo riconoscerete. Ne parliamo dopo. Thank you.
serata è arrivata quasi alla fine, anche perché se no, come chi abita di sopra potrebbe avere di che dire. Da che dire. Francesco Segni al sassofono baritono, Stefano Bassanti alla tromba. Paolo Mazzola al contrabbasso. Stefano Bonacini alla batteria. Con gli ultimi due brani, con l'ultimo brano vorremmo omaggiare Count Basie e la sua orchestra. Eseguiremo Shiny Stockings di Frank West. Era è stato un grande successo dell'orchestra di Count Basie. Shiny Stockings. Thank you.
Thank you.
The